Bene. On to the next speaker. Al prossimo oratore. The next speaker comes from Croatia. Prossimo oratore viene dalla Croazia. E si chiama Marco Racker. I've seen Marco speaking many times by Marco, now, and sul palco molte volte. Particular like ed character is gonna strike you. He's not gonna talk about the transparency revolution he's been doing in his own countries, but I encourage you to paese, talk to him later. Però but he's gonna dopo, give us a brand new talk and a few very interesting bits about predictive analysis delle analisi predittive e dell'intelligenza artificiale. Grazie Marco. Bene. So I have a disclosure to make first. Io devo dire prima una cosa. Couple of ideas which I'm Alcuni going to talk about have been mentioned parlerò, today, sono so già state I'm menzionate not oggi. Anymore. I was thinking I would originale. Be the only one, but I'm Io not. Pensavo di so essere stato l'unico, are other ma no. People riding the wave. Ci sono state and the altre other thing, persone which is even more important, che hanno is sperato that, la strada. You know, all of these Però ideas I'm going to talk about have been brewing in my head for a year now. And while I strongly feel about them, I still haven't managed to translate them to a story. Una storia, but una storia I can be very emotional chiara, about them. So, posso essere un po' emotivo a volte. First, allora, prima di tutto, just a short introduction. È una so my name is Marco Racker, breve I come from presentazione. Croatia, io mi chiamo Croazia, Marco Racker, nearby, vengo dalla Croazia, molto vicino all'Italia. Very e io ho una piccola ONG che si chiama Windmill Mulino, perché in qualche so modo il mulino deve calling, job, va so diciamo contro gli elementi. Inner need to run ho la necessità di correre contro dei nemici molto molto pericolosi e adesso ho so un'azienda per farlo, un'organizzazione per poterlo fare. Just briefly about what we have done. So in 2009, I have noticed that in Croatia we have more voters than citizens, abbiamo which is più elettori illogical, che cittadini, but che è un po' illogico. Perfectly okay è for perfettamente Croatia. And giusto per la Croazia. I have managed to comunque obtain, sono riuscito how, the list ad ottenere la lista degli elettori in Croazia, non mi chiedete come. Abbiamo creato un sito web Google in cui possiamo mettere il nome della strada oppure il posto dove viviamo, mi fa vedere quante persone vivono a quell'indirizzo. In questo caso particolare we have an noi address of Dusine 0 abbiamo per esempio in questo indirizzo con 404 persone. La cosa interessante zero, di questo exist, cioè non esiste questo indirizzo very, very però è on the un piccolissimo and paesino of this alla frontiera della Bosnia Herzegovina. We have been there, there is no building, trust me. So, in effetti pensavamo cioè esiste in effetti questo paesino ma è talmente piccolo non c'erano neanche case. Comunque il governo ha cambiato la Costituzione, ha cambiato la legge to delete e siamo 750,000 voters from the list. Togliere so migliaia di elettori dalla lista, il che è un grande risultato, se there was vogliamo. Another website, very questo è un altro like sito web simile a quello precedente. War veterans. So you know we had a war in di guerra, abbiamo avuto la guerra in Croazia. Somewhere in 1995 we had 350,000 veterani. We have like oggi 550,000 ne abbiamo so we have surplus 550,000 of war veterans. Abbiamo veramente so the website un showed up listing di all the veterans e qua abbiamo tutti i veterani their, compresi path, which means where they were at a particular point in time. Hanno combattuto. So there were like 200,000 very angry people. Circa 200,000 persone you know, in questo caso molto politics, qua abbiamo internet, database, politica blame, so. E internet, c'è solo una persona then, da accusare. We made another thing. Poi so abbiamo we fatto found un'altra cosa. A poorly guarded abbiamo government trovato server, un server and we downloaded like 150,000 e abbiamo scaricato public procurement contracts. We put them in all in a database, made per them gli acquisti. Searchable. Abbiamo we matched that information with the profit and loss sheet from con i bilanci the companies who got the contracts and che hanno avuto more or less appalti. The whole hell broke loose. So praticamente it was like a 15 days of scoppiato constant veramente un media caos. Frenzy about
c'è stato un enorme scandalo. Voi tutti sapete che c'è veramente tanta corruzione, ma nessuno sa veramente come questo avvenga. Tra un mese noi pubblicheremo i bilanci di tutte le organizzazioni non governative della Croazia e pensiamo che dobbiamo anche andare a vedere cosa avviene in questo settore. A loro non piacerà perché mi considerano anche parte del settore non profit. Sarà divertente. E poi un'altra cosa che facciamo da un certo periodo di tempo e stiamo facendo qualcosa di tangibile, cioè noi stiamo cercando di raccogliere tutte le informazioni di tutti i manager e i proprietari delle aziende, i membri dei consigli di informazione e andarli a incrociarli con i candidati politici, i donatori, i funzionari pubblici, in modo da creare proprio un'immagine interessante, diciamo, di come le cose sono correlate. Se per esempio io ho lavorato per te nel 95 e poi uno diventa ministro, a me viene dato un'enorme commessa, possiamo capire che cosa è successo, vediamo l'intera storia di quello che può essere successo. Però non sono qui per questo oggi. Come potete vedere, negli ultimi 5-6 anni lavorare con i database. Per esempio, io sono bravo con i database. A me non piacevano prima, però adesso io sono veramente una dote naturale. Parliamo di open data, tutti conoscono gli open data. Io ne parlo da 5 anni. Ce ne sono tanti qua che si occupano di open data. Allora è inutile spiegare che cosa sono. La cosa importante è che giorno dopo giorno abbiamo sempre più fonti di open data, i governi hanno una quantità enorme di dati. Cosa fare di questi dati? La cosa dopo che dobbiamo fare data. Con i dati, abbiamo i big data, meets corporation. Significa quelli delle grandi aziende, or at least everybody thinks he knows about big data, the first thing I noticed is that big data doesn't have to be big at all. You know, the whole point of big data is that you mash up different databases in order to create a new picture or explain a story. Big data doesn't have to be strutturati, i big data non devono essere strutturati, possiamo vedere dei social feed oppure dei feed dai giornali, sensory data, log data, databases we already have, and then we try to connect them into something completely new. E possiamo mettere qualcosa di completamente nuovo. A big data. So in order to make it happen per and in order to work properly, what you exactly need is a creative way to connect different data sources and create a story out of it. Per creare poi una storia. So the step afterwards, so what we have after the big data is this one. Allora. So this is a Gartner hype cycle for big data in this one was made in 2012, and somewhere in the middle of downward slope, you will notice open government data, so we have passed that point, and if you go all the way right and see the plateau of productivity, the last circle will be predictive analytics. Predictive analytics is just a better way of saying artificial intelligence, because people notice that talking about artificial intelligence is not that, how would I say, not that sexy. So predictive analytics seems much more intelligent. L'analitica predittiva sembra più intelligente. Alan Turing, who more or less invented the Alan Turing test. And Alan Turing test says to us that we have to be aware of the moment when we cannot, we can no longer distinguish a man from the machine. Fare una distinzione tra uomo e macchina. So there are a lot of people who are trying to do that. So the whole point is that
if we talk with a computer in some way, we have to be able to differentiate between when we are talking with a man or a machine. But artificial intelligence is not that smart. Non è così intelligente. And you have been exposed to AI or predictive analytics for a long, long time. So basically, whenever you go to Amazon, in my case, I bought a book the other day, and then Amazon told me, you know, the customers who bought this item also bought some other books. So this is a very simple predictive analytics way of suggesting what you might be interested in based on your previous purchases or a cosa siamo interessati sulla base web pages dei, you have visited precedenti. Before. Or if you are on Facebook, se occasionally Facebook, you will have a recommendation to else you might want to have su chi as altro a volete avere come amici. So, if we go a little bit deeper into what predictive analytics is, di quella che è l'analitica predittiva, you know, when you look at all these movies and read articles and so on, then you think about highly complex banks of computers and code, which is really, really complex. But in the end, you can end up with an Excel sheet like this. So you can actually make a predictive analytics algorithm within Excel file. So this particular Excel file is from a book, questo viene da un Data Smart, libro using Data Science to transform information into insight, Smart, which I highly Data recommend Science you should read it. And into there Science. Is a step-by-step way on how to do predictions within Excel. And con Excel. Although Excel is not an ideal tool anche se to do Excel this, non è ideale per farlo. It's very good to break all the misconceptions about what predictive analytics is or it isn't. L'analitica. Let me put it this way to simplify però, it completely. Per semplificare if you have il a case tutto, of traffic jam in front of this venue, caso di un so at the moment we have a traffic jam and we can predict in that tomorrow caso we will have a traffic jam again. And it will happen on Wednesday domani, and Thursday and Friday and then on Saturday we are most likely fail because there will be no traffic jam on Saturday. This means we have introduced or we have to introduce sabato. Another variable into our scope. But if we have a system with tens or hundreds of different variables, we simply cannot find what non is interesting in that particular case, quello che è interessante which brings in us questo caso. To another one. E che ci so porta this one a is the work I have done questo to examine social welfare benefits in Croatia. Esaminare le prestazioni basically, pensionistiche. All you have to see is the right three columns. Andate a vedere and the idea le is, so we have reconstructed adesso the abbiamo ricostruito the terms under which you can get some benefits from three different sources, which can vary from different reasons. But the point is that le varie fonti di first, dati, second, però and third colored column should diciamo have the same color. If you don't have the same color, then you have a problem. There are approximately 300,000 beneficiaries of this particular payment in Croatia. So if you look at this screen, everything seems right. We have just a couple of differences, and the only one you should be concerned about is the one with the yellow box in giallo che ci dovrebbe far preoccupare. Tuttavia, if we look at some other screen, then we get this. Schermata. So this particular screenshot came from analysis of the work of clerk number 55. So I asked the organization to give me information about which case was processed by which clerk in order to calculate how much workload they have. Chi le aveva I didn't want to learn eccetera. That at all, but I want to be sure that some of the clerks are not into some fraud or corruption non fosse stata so fatta una if you have like 300,000 lines of all this, and if you even manage to put it all in an Excel file. The only thing you can do is hope to put it on a screen and start pressing page down until you pass all 300,000 lines, hoping that you will eventually find an anomaly or a corrupt person like we did in this case. A meno che non troviamo un'anomalia o una persona corrotta in questo caso.
caso. This screenshot is questa schermata è un modello di business, non è un errore per questo. So you either have to press page down and hope for the best, or fare lo scroll in basso e sperare il meglio, oppure predictive possiamo utilizzare l'analitica predittiva proprio per portare alla luce le anomalie del sistema. We have to warn ancora una volta, that, you know, bisogna dirvi che a volte we have to be careful bisogna about stare what molto we have attenti found, di quello che abbiamo trovato e dobbiamo essere sicuri di provare questi due fatti, che questi fatti sono collegati. A volte le cose avvengono per diverse motivi e potrebbe essere che avvengono insieme o collegati, ma non sono. Whenever we do these kinds of things, whenever we introduce something new into the system, then we change the system from within. So we have to tweak and tweak and tweak as well. It's a never-ending story, more or less. So the real question is how to use this in non-profit sector. So the people like us, how can we actually use the software? So simple things first. Tom Steinberg this morning talked about it. We can create upselling models on our website. We can try to either link some other things or suggest other things to users. They are very simple, just like the Amazon does. Or as Obama campaign called this, they call it uplifting. So we can influence people to read a little bit more Obama, of our uplifting material. In modo tale che le persone possano leggere il nostro modello, possiamo chiedere alle persone di fare delle donazioni oppure di in qualche modo iscriversi come volontari. Poi abbiamo cose più complesse come questa. Se avete abbastanza informazioni sui terremoti, sugli incendi, oppure se altre crisi umanitarie, possiamo creare dei modelli per poter trovare un piano, oppure possiamo prevedere dove avverrà il problema. Trovare il problema dopo, possiamo pianificare e mettere le risorse per to the problem. Also, based on more complex model, we can sometimes explain sulla why base di un modello più complesso possiamo spiegare perché qualcosa è avvenuto nel passato. Occasionalmente possiamo vedere la foresta e è abbastanza interessante capire perché alcuni alberi sono lì, però dobbiamo trovare anche la ragione. L'analisi predittiva ci può prevedere il passato e spiegare che cosa avviene. E l'ultima cosa da fare. AI and predictive analytics is not really that questa complex. Questa analitica predittiva, I mean, non è così complessa. La matematica alla base è molto complessa, ma ci sono degli strumenti. Per esempio, questo RapidMiner, che ha un'edizione open source, lo potete scaricare. E potete letteralmente costruire dei blocchi come dei pezzi di Lego. If you have e se data, avete dei you dati push giusti, potete the workflow you have created. And then you visualize utilizzare un workflow e andare a visualizzare i risultati. I would just like to vorrei that, semplicemente you know, concludere thing, what will happen per in the future, capire come prevedere cose nel futuro e questa about, è la cosa da fare e noi dobbiamo trovare il modo giusto per utilizzare il nostro lavoro. Il governo lo utilizza, le aziende so le utilizzano it, e dobbiamo anche noi well. Cominciare a utilizzarli. So that will be all from me. Thank you. Questo è tutto.